Buongiorno, allora, oggi è lunedì 9 e niente, io sono ritornata con un vlog, aspettate che vi appoggio, è mattina presto e aspettate, no, vi appoggio un attimino qua che mi faccio il caffè. Niente, stamattina mi sono svegliata così presto, cioè presto, sono le 7, ma in realtà ero già sveglia già da prima, nonostante io non vada a lavoro. A parte che volevo appunto parlare un pochettino perché non, cioè, ho dei vlog da montarvi, ma non lo so se li caricherò mai perché sono proprio vecchi, vecchi, vecchi. Un po' mi dispiace, però. Comunque, fanciulli, io sono tornata a casa, so che c'è una luce pessima. Aspettate un attimo. Non riesco a portare un po' di luce qua. Sì, si vede. Ok, sì, meglio l'immagine. Comunque sia. Stamattina sono andata a prendermi le lentine a contatto che mi stavano appunto finendo. Io mi prendo sempre queste qua della Coop, mi faccio il pacco 4x3. Per 4, scusatemi, vabbè, insomma, non mi ricordo qual è la promozione. Fatto sta che ne prendo 3, cioè ne prendo 4 e ne pago 3. Ecco, scusatemi, cioè, mamma mia, non so più parlare. Io mi trovo super bene con le loro lentine, quindi alla fine, cioè, ci risparmio pure perché non costano tanto. Una confezione costa tipo sui 15 euro e nulla. Quindi mi sono presa queste. Però, già che c'ero, dovevo fare delle fotocopie, mi sono fatta stampare alcune fototessere, eccetera. Ho fatto un giro nella parafarmacia della Coop e praticamente ho voluto proprio fare l'asciugamaria, ovvero mi sono presa questo qua, che è praticamente la crema snellente 7 notti effetto caldo della Somatoline. La Somatoline è un marchio che praticamente, cioè, vedo veramente ovunque, ma davvero ovunque. E quindi ho detto, ma sapete cosa? Cioè, era scontato del, non mi ricordo se del 30 o del 40, però fatto sta che alla fine l'ho voluta comprare. Cioè, ho detto, no, basta, cioè, me la voglio veramente, veramente comprare. Oh, magari non funzionerà, perché è quasi sicuro che non funzionerà. Magari si vedrà solo la parvenza di un risultato, e poi voi direte: ma perché, scusami, ti prendi sta roba? Anche se non ci credete, io la cellulite ce l'ho. Non vuol dire niente, magre, non magre, cioè, ma fidatevi che ce l'ho. Poi, altra cosa, su Amazon ho preso questi organizer qua per l'armadio. E niente, uno ho intenzione di metterlo nel mio cassetto e l'altro in quello di Marco. E ho preso altri organizer fatti così. Non li ho pagati moltissimo, eh. Questo è un altro set, così, tutto zebratino. E insomma, ha varie dimensioni, ecco. Poi dopo vi faccio magari vedere durante la settimana lavoro finito come funzionano, se mi trovo bene, se ne vale la pena. E al massimo ve li linko appunto sempre nella mia vetrina di Amazon. Non lo so, li ho voluti provare, ma soprattutto più che altro per le calze, perché secondo me le calze ogni volta sono sempre un casino, c'è, cioè, anche proprio organizzarle. E boh, vediamo, vi farò sapere per questa cosa qua. Olè! L'ha fatta innamorare e poi è andata via con la scena. C'è chi ama, vuole di più. E poi c'è chi è convinto È di lui? quello che ha. È per loro che ci siamo noi, perché al mondo c'è chi ha e chi ho 150. Fanciulli, eccomi qua. Allora, buon pomeriggio. Scusatemi che se ho dovuto lasciare la macchina accesa e se sentite dei rumori molesti, però è perché fa troppo caldo. Cioè, io se adesso spengo l'aria condizionata non riesco a fare questo video e mi sciolgo totalmente. Ecco, aiuto, scusatemi. Schiaccio le frecce, eccetera. Comunque sia, volevo solamente aggiornarvi un pochettino su quello che sta succedendo. Io ho provato a fare vlog, raga, veramente ho provato da matti a fare vlog. Il problema è che poi dopo va a finire che tra una cosa e l'altra io sono veramente piena e non riesco a fare video. Cioè, non riesco, non, è più forte di me, non sto riuscendo in queste settimane che sono veramente pesantissime.
e soprattutto anche a livello lavorativo ci arrivo sempre non sclerata di più. Secondo me prima o poi andrà a finire che mi licenzierò da sto postaccio, perché veramente, vi giuro, cioè è pesante, ma proprio pesante pesante. Vabbè, però vi volevo aggiornare un pochettino, insomma, in generale su cosa è successo, perché quando io ho fatto il video, vabbè, mia mamma aveva già iniziato la chemio il 6 maggio. Ha iniziato il primo ciclo. La settimana prossima, oggi è, non mi ricordo neanche più, mercoledì 18. E in queste settimane qua, insomma, ho dovuto sistemare un po' a livello burocratico un po' di cose, ovvero ho richiesto l'invalidità civile, il riconoscimento per il certificato dell'invalidità civile ed handicap per mia mamma, il medico di base di mia mamma. Abbiamo avuto un bel po' di problemi con quel medico di base, che vi giuro mi ha fatto impazzire, mi ha fatto proprio impazzire. E vabbè, niente, vi lascio così e mi abbasso io. Mi ha fatto veramente impazzire perché non voleva rilasciarmi il certificato, perché diceva che anche se mia mamma ha questa patologia, insomma, ha questa neoplasia, comunque lei non cioè è in grado di andare da sola a fare tutte le cose, è in grado di camminare autonomamente, non è in grado di, cioè non deve essere accompagnata a fare cose in giro, eccetera. Ma ho detto, ma ragazzi, ma cosa, cioè, a parte che non c'entra niente, e in più questo documento è un documento che mi ha richiesto l'INPS, cioè sarà poi la commissione medico-legale a decidere se mia mamma cioè quanto di percentuale sarà, diciamo, di invalida, ecco, diciamo così, perché poi è dopo una commissione che esce, e dopo che si fa questa domanda tramite medico di base del primo step, poi si va a un patronato, un CAF, poi dopo da lì esce il medico legale, la commissione, e loro decideranno la percentuale di invalidità, cioè non è il medico di base. Vi giuro che, cioè, mi stavo veramente arrabbiando, perché ho detto, uno, non mi sembra di parlare arabo, due, mi son sentita presa in giro. Mamma adesso, ok, sta benino, cioè sono sempre giorni molto altalenanti, ma io non lo so dopo 6 mesi di chemio come sarà, cioè vi giuro. Ma guardate, vabbè, non sto neanche a parlarvene, perché sennò mi inalbero per niente. Poi ovviamente siamo andate appunto alla clinica della parrucca, vi metterò un po' di foto. In questa clinica della parrucca, fondamentalmente, la signora è stata veramente super carina, vi giuro. Faremo tutto l'iter insieme. Mia mamma praticamente dal 15° giorno della prima seduta di chemio dovrebbe iniziare a perdere i capelli, quindi comunque penseranno a tutto loro. Il 21 pensano alla rasatura, abbiamo già scelto la parrucca. Ho scoperto che con un certificato che rilascia il reparto, il day hospital, dove dichiarano che lei è una paziente oncologica, eccetera eccetera eccetera, si può richiedere il rimborso per la parrucca. E niente, insomma, pensavo che costasse di più, però in realtà cioè ad un prezzo davvero abbordabile. Poi in più faranno tutto loro, la rasatura, spiegheranno come occuparsi del cuoio capelluto, ovviamente senza capello. Hanno già detto un po' di prodotti che mia mamma dovrà utilizzare, e quindi vabbè, abbiamo fatto questa cosa qua settimana scorsa. Infatti io riesco a lavorare, per fortuna sono a partita IVA, purtroppo non posso usufruire della 104. Però vabbè, mio papà sì, però pazienza, insomma, va bene così. Infatti nei giorni in cui lavoro poi io compenso, faccio mattino e pomeriggio, per quello sto facendo veramente fatica. Fra un po' inizierò anche a lavorare in più farmacie da giugno, in realtà da settimana prossima, perché il 26 e il 27 di maggio, il 26 mettono il portacata a mia mamma, il 27 fa il secondo ciclo se va tutto bene, e quindi io i tre giorni prima, quindi lunedì, martedì, mercoledì prossimo, decido di lavorare mattina pomeriggio e di schiattarmi, fondamentalmente. Poi inizierà anche questa settimana anche la seduta dallo psicologo, quindi insomma ci sono varie cose. Il 21, che è sabato, io lavoro, però poi dopo il lavoro andiamo alla clinica della parrucca a fare tutti questi servizi qua, perciò capite bene che sono veramente veramente abbastanza presa. E cos'altro dirvi? Niente, poi vabbè, c'è stata questa notizia bella questa domenica scorsa del 15 di maggio, perché la bambina di mia cugina ha fatto 9 anni e mia cugina è incinta, dopo 9 anni è incinta di nuovo, e infatti io sono tornata a casa che ero cotta di cibo e di alcol, che vi giuro, cioè sono stata veramente veramente male. E niente, vabbè, dai, a parte questo,
però insomma ci siamo divertiti, è stato anche un momento un po' per svagare, ecco, questo è poco ma sicuro. Queste giornate, vi giuro, stanno volando, perché io, come se non sono a Milano, torno qua a casa a Monza, ma io fondamentalmente, cioè, lavoro sempre, e se torno qua a casa ho le faccende da fare, messe a lavare le cose eccetera, poi sbottato sto caldo, io ancora non ho fatto il cambio stagione per bene e faccio fatica a vestirmi ovviamente la mattina, perché la mattina presto ci sono 15 gradi, ma quando esco da lavoro ce ne sono 40, e vi giuro che è tremendo, cioè veramente tremendo. E infatti ho tipo l'abbronzatura da muratore, perché andando in motorino cioè questa c'ho. Ho gli occhi, che non vi dico, perché ovviamente con il caldo eccetera dormo pure poco, però oggi mi impunto, dobbiamo montare i ventilatori, perché vi giuro mi stanno mordendo, a parte che mi mordono le zanzare, cioè iniziano già a mordermi le zanzare eccetera, e poi in più fa veramente veramente tanto caldo, cioè la sera io faccio fatica a prendere sonno perché fa veramente veramente caldo. E cos'altro dirvi? Nulla, io semplicemente volevo fare questo vlog chiacchiericcio, cioè non penso neanche che lo monterò più di tanto questo video, però ho detto, o mi prendo questi 10 minuti in cui comunque mi faccio sentire, mi faccio viva, oppure è finita, cioè io non riuscirò mai a fare magari i vlog che facevo strutturati come un tempo eccetera, però so che alla fine a voi la semplicità non dispiace. Ecco, vi volevo far vedere solo un'unica cosa che ho comprato di recente su Zalando, ed è praticamente la borsa di Steve Madden, questa qui verde, color verde militare, ed è il modello uguale spiaccicato della Louis Vuitton, che però costa 2000 euro, e insomma è molto sportiva, la uso tutti i giorni. Ecco, a parte che si è già staccata, però volendo sono tipo 3 borse in uno, quindi può essere un po' più sportiva con questo laccio, poi potete levare questo primo pezzo e poi c'è anche questa catenina dove diventa una borsetta. E nulla, vabbè, a me piace tantissimo, quindi sono... Madonna mia ragazzi, ho spento l'aria condizionata, avevo lasciato solo l'aria fredda, ma sto schiattando, vi giuro, sto davvero schiattando. Vabbè, a parte questo, fanciulli, niente, dai, dopo questi 8 minuti almeno mi sono fatta viva e devo ancora fare le fatture di aprile, cioè vi giuro sto indietro con tantissime cose e sono veramente veramente presa, mi dispiace, però giuro che magari a giugno mi organizzo un po' meglio, e tempo permettendo, anche ovviamente perché davvero, cioè io sono a Milano praticamente tutti i giorni e sta diventando veramente difficile, ma veramente, vi giuro, veramente difficile. In tutto ciò mi sono fatta pure l'abbonamento della metro, perché comunque in ospedale, dato che comunque l'ospedale dove è seguita mia mamma è a Milano, ho deciso di farmi questo abbonamento per i prossimi 2 mesi, perché entro i 30 anni pagavo meno l'abbonamento, quindi ho già pagato i primi 3 mesi. E poi vabbè, i mesi successivi mi rifarò la tessera post 30 anni e pagherò insomma 40 euro quelli che sono, però ho almeno risparmiato un pochettino, magari poi non mi servirà nemmeno, perché non penso che poi magari successivamente mia mamma riuscirà a prendere la metro, quindi bisognerà trovare un altro modo per andare. Per ora sembra stabile, si è un attimo ripresa, però devo dire che i primi 5 giorni dopo la prima seduta sono stati abbastanza devastanti, perché lei ha visto proprio il suo corpo molto cambiare e è sempre, cioè si stanca facilmente, non può prendere tanto sole perché poi c'è, cioè, veramente sotto il caldo mi sviene, però vabbè, insomma è così, è così. Niente, basta, io vi mando un bacione gigante, spero tutto bene, e vi volevo ringraziare tantissimo per tutto l'affetto nell'ultimo video che ho caricato, dove vi racconto cos'è successo insomma in questo periodo. Non sono riuscita manco a rispondere a tutti, ma mi impegnerò, perché vi giuro, cioè, ho ricevuto tanto 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 tantissimo affetto da parte vostra e davvero sono, cioè, sono contenta, perché vedete, faccio questo vlog dove parlo magari mi sfogo, però in contemporanea sono libera di poter dire quello che voglio, ovviamente, cioè non è che vado a scrivere, cioè, però di potermi sfogare e magari di tenere anche compagnia, no? E niente, insomma, quindi questo è quanto, perciò veramente vi ringrazio tantissimo.